Buonasera, benvenuti a questa ultima serata dedicata agli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Questa lunga cavalcata che abbiamo fatto attraverso i film di diploma e alcune opere prime dei cineasti che hanno studiato e si sono diplomati al Centro Sperimentale. Chiudiamo con gli ultimi diplomati degli ultimi 10 anni. E avete appena visto i film di diploma di Leggerò per indicarvi l'anno, I giganti di Fabio Mollo nel 2007, e I capelli della sposa di Marco Danieri del 2007, Avevamo 20 anni di Ivan Silvestrini del 2009, Il respiro dell'arco di Enrico Mario Artale del 2011, Terra di Piero Messina 2011 e Il lievito madre di Fulvio Risoleo del 2014. Che abbiamo tutti qua e ringraziamo. Quindi sono l'ultima leva dei diplomati che stanno dando grande soddisfazione perché molti di questi cortometraggi sono stati presentati in importanti festival. Ricordo Il lievito madre di Fulvio Risoleo a Cannes, Terra di Piero Messina anche, e tutti loro sono già autori di un'opera prima o stanno per concludere o stanno realizzando la seconda. E non posso non ricordare il fatto che Saro, il documentario di Enrico Mario Artale, ha appena vinto il Torino Film Festival. Poi abbiamo qua anche la preside della scuola, Caterina D'Amico, che se vorrà poi dire qualcosa sarà un piacere. Farò la stessa domanda che ho fatto anche ad altri vostri colleghi che hanno precedentemente studiato al Centro Sperimentale. Come mai avete scelto di studiare al Centro Sperimentale? Come avete scelto la scuola? Da che tipo di formazione venivate e che desiderio vi animava quando avete cominciato? Cominciamo da Piero Messina, che è in fondo la. Salve, intanto. Non mi ricordo, passava tanto tempo il perché. Io avevo studiato al DAMS, ho provato più volte oltretutto a entrare al centro sperimentale come molti, eh? Sì, esatto, non mi hanno mai preso oltretutto. No, beh, il centro sperimentale è per chiunque voglia intraprendere questa carriera, è è iper conosciuto, è risaputa come cosa che è la scuola migliore, forse l'occasione migliore per poter fare poi il lavoro che per fortuna noi facciamo. E, sì, mi ricordo che avevo finito l'università, avevo iniziato un dottorato, e riprovai per la seconda volta al centro sperimentale, quella volta andò bene. Però non mi ricordo motivazioni particolarmente profonde, se non quelle del sapere che il centro sperimentale ti dà la possibilità per 3 anni di girare molto, di confrontarti, di incontrare altre persone della tua età e con la tua stessa passione, e quindi nel senso, non trovo una motivazione, diciamo, che possa fermare un ragazzo. E poi oltretutto per me è stato molto importante anche per questo, perché al di là poi dell'esperienza, io molti dei collaboratori con cui lavoro oggi li ho incontrati al centro sperimentale, come penso anche per gli altri. Fulvio, tu? Salve a tutti. Io avevo appena finito il liceo e facevo cortometraggi fin da bambino e tutti mi parlavano di questa scuola e quindi ho detto perché non provarci? E in realtà volevo andare in altri paesi, mi ero già studiato varie scuole di cinema, però poi ho pensato, vabbè, facciamo una prova in Italia, tanto per rimanere qui. Dato che non mi piaceva molto il cinema italiano, ho pensato, magari prima di, oltre a lamentarmi, posso provare a farne parte io e quindi eventualmente valutare se effettivamente non mi piacevo neanche io oppure se si poteva fare in modo di farsi piacere. E quindi sono entrato in un momento molto felice della scuola perché era appena arrivato Luchetti che aveva grande entusiasmo per dirigere il corso di regia e quindi questo entusiasmo lo condivideva molto anche con gli studenti. Quindi è stato divertente perché ero anche più giovane di tutti, quindi l'ho presa molto. Non ho fatto pausa dal liceo, quindi mi sono buttato a capofitto nella scuola,
e mi ricordo di non aver fatto, penso, neanche un'assenza in 3 anni proprio per la voglia di imparare il più possibile e colmare la mancanza dell'esperienza magari di alcuni miei colleghi che avevano fatto università, che hanno visto molti più film di me, che avevano molte più esperienze di vita, e quindi ho cercato un po' di rincorrerli. Io ho una storia abbastanza romantica, tanto che un po' mi vergogno pure a raccontarla, però è vera, quindi insomma, quando avevo 16 anni ho avuto un incidente per cui sono rimasto in ospedale molto a lungo, e lì per la prima volta, poiché diciamo, un amico di famiglia mi regalò molti libri di cinema, iniziai a pensare che il cinema doveva essere una cosa che mi interessava non solo come spettatore, e allora chiesi a mia sorella, che faceva parecchio più grande di me, faceva l'attrice in teatro, che cosa avrei voluto fare. Lei mi portò questo bando del centro sperimentale dell'anno, per essere ammessi, dell'anno 2000, che ancora non esisteva online, era solo cartaceo, quindi proprio mi portò il plico, e quindi io lessi questo bando su questo letto d'ospedale e dissi: ok, voglio provare a fare questa scuola, salvo poi scoprire, quando avevo finito il liceo, che in realtà ero ancora troppo piccolo per essere ammesso, perché poi cambiarono, mi sembra, un po' l'età per le selezioni, e quindi mi sono messo a studiare filosofia. Studiando filosofia mi sono molto appassionato a quello che studiavo, tanto da pensare che forse volevo dedicarmi a quello nella mia vita, però il professore con cui mi sono laureato mi disse: guarda che se comunque a te il cinema era una passione, c'è un docente al centro sperimentale, che era Roberto Perpignani, che può comprendere quello che tu, il modo in cui tu stai pensando al cinema. Allora io ho provato a fare le selezioni di montaggio e Roberto non mi ha preso, cosa che poi nel tempo mi motivò in un modo abbastanza specifico, e quindi l'anno dopo poi invece ho cambiato un po' idea, ho riprovato per regia e lì è andata. Ma tutte queste introduzioni low profile, per me il centro sperimentale era un mito da quando me l'hanno parlato. Io ero convinto che, essendo così selettiva come scuola, la possibilità di entrare era veramente remota. Quindi, diciamo, ho provato a fare il bando ripetendomi continuamente che vabbè, proviamoci, ma tanto non ce la farai mai perché il mondo è pieno di genio, perché ce la dovresti fare tu. L'avevo vista perché un mio amico musicista mi ci aveva portato un giorno così a fare una gita turistica, a dire: guarda quante belle ragazze ci sono qui, e io, al di là delle belle ragazze, che effettivamente ne è pieno, però avevo visto una cosa che nel posto dove ero io in quel momento non c'era, perché io facevo l'università al DAS, dove erano tutti o critici o registi frustrati o meno. Comunque io lavoravo e facevo i primi corti con gente che voleva fare tutti regista, quindi il mio scenografo voleva fare regista e quindi mi odiava mentre io facevo il regista dei corti, era tutto un casino. Invece lì c'era gente che voleva fare i lavori, i mestieri del cinema, che sono compatibili tanti, e avrebbe voluto dare il meglio in quella cosa lì. E quando poi in qualche modo sono riuscito a entrare, grazie a Dio, perché mi ha veramente cambiato la vita ovviamente questa cosa, ho finalmente, come dicevano, conosciuto un gruppo di persone con cui ho imparato a lavorare in gruppo, ed è quella stata la cosa più grandiosa, al di là ovviamente di aver incontrato un sacco di insegnanti fantastici. Quindi grazie. Io diciamo che è stato un percorso un po' più un po' più lungo, articolato, perché anch'io come Piero sono stato bocciato all'ammissione. Io però due prima volte, però. Due volte tu? No, io una volta solo. Però diciamo che ed è partito insomma, io vengo da Reggio Calabria, sono andato a fare università a Londra per un modo, insomma, una cosa un po' strana, non ho mai capito come è successa questa cosa. Volevo studiare scienze politiche. E lì accanto alla mia facoltà c'era quella di cinema, e io ho iniziato a, diciamo, un po' marinare le lezioni di scienze politiche, entrare nella facoltà di cinema, e lì mi sono innamorato, ho scoperto che cos'era il cinema, non sapevo cosa fosse, e soprattutto ho scoperto cos'era il centro sperimentale, perché l'abbiamo iniziato a studiare sui libri dei corsi di cinema, che cos'era. Quindi per me era proprio l'istituzione, il non plus ultra, la cosa più alta in assoluto nelle scuole di cinema, e soprattutto se volevi fare cinema. Mi innamorai tantissimo del cinema italiano proprio stando in Inghilterra.
tant'è che tornai a Roma, andai a lavorare in un negozio di oggettistica che stava a Piazza Navona, si chiamava Tumaccio, nell'attesa di entrare in questa scuola. Quindi mentre di giorno facevo la cassa e spolveravo gli oggetti, poi nel frattempo facevo il mio corto per poter entrare al centro. Feci tutto il primo propedeutico e arrivai, allora arrivava ancora la lettera a casa con la risposta, mi ricordo. Io facevo queste cerimonie di apertura di lettera con tutti i miei amici a cena, e arrivai settimo a pari merito con Claudio Giovannesi quell'anno al propedeutico. Uno rinunciò, quindi o io o Claudio dovevamo entrare al posto di uno di questi sei, e per una regione, perché lui era più grande, entrò Claudio e io no, sono rimasto a casa. E ho vissuto una delusione pazzesca, mi ricordo, in quel momento, perché ho detto, vedi, ero lì vicino per, io come te pensavo che era così inarrivabile, ho avuto questa opportunità ed era sfumata. E in realtà fu poi Caterina D'Amico a rimproverarmi, perché ero molto arrabbiato, perché non ero stato preso, ero molto deluso, e scrissi un'email a Caterina, e Caterina mi convocò nel suo ufficio, io ero nervosissimo, e mi disse, se ti arrendi al primo tentativo vuol dire che non sei veramente innamorato del cinema. E quindi da quel punto fu una sfida, ho dovuto fare un altro corso, un corto di fretta per riprovare a entrare, e fu veramente una prova che dovevo superare per entrare, un ennesimo. Eccomi qua. Io sono arrivato a avere le velleità registiche dal teatro, che ho incontrato per caso quando ero ragazzino, perché mio padre lavorava in carcere e faceva l'educatore penitenziario, c'era un regista che faceva dei corsi di teatro anche in carcere e fuori, quindi ha detto, se vuoi manda tuo figlio a questo corso. Stavano cercando di farmi fare qualcosa, perché ero appena arrivato a Perugia da dove sono nato a Tivoli, sono passato per l'Emilia Romagna, cioè, volevano integrarmi in qualche modo, quindi mi hanno portato a teatro, io non volevo. Mi sono innamorato del teatro, poi casualmente ho iniziato a fare video. E a un certo punto è nata l'idea, proviamo a certo sperimentare, che ero ragazzino, avrò avuto, che ne so, 20-22 anni, e in un festival di cortometraggi dove andai con il mio primo corto, incontrai uno che mi disse che entrare al centro sperimentale era impossibile, che era difficilissimo, che ti chiedevano, io mi ricordo questa frase, tutte le ottiche, mi hanno detto. anche io manco sapevo che erano le ottiche. Quindi ho detto, tutte le ottiche, è finita. Quindi ho messo proprio da parte questo sogno di entrare al centro sperimentale e ho continuato e mi sono professionalizzato. Poi sono venuto a Roma da Perugia, ho lavorato in televisione, ho fatto il montatore, il regista televisivo, tutta una serie di esperienze così, però parallelamente facevo cortometraggi, cose mie, documentarietti vari. Poi a un certo punto è entrato al centro sperimentale un mio carissimo amico, che è Matteo Leotto, che veniva da Gorizia addirittura, ancora più decentrato e provinciale di me. Allora io ho detto, ma te pare, è entrato al primo colpo Matteo Leotto, allora ci provo. Che ha pure recitato nel mio corto d'ammissione, tra l'altro. E quindi quella è stata la cosa, è entrato lui, ce lo provo anch'io. E è entrata anche Valentina Summa a fotografia, mi ricordo, che era un'altra amica. E quindi questa cosa mi ha motivato, per cui ho provato e così sono entrato. Io da Paolo Tripodi, tra l'altro. E durante i vostri anni al centro sperimentale è cambiato la vostra idea di cinema, quella che volevate fare? Avete scoperto dei registi che poi sono diventati i vostri punti di riferimento estetici? E soprattutto avete incontrato dei maestri che vi hanno segnato in modo particolare, alcuni rispetto ad altri? Ci sono stati degli incontri che vi hanno segnato di più, che magari per l'inizio della vostra carriera, che alla fine è veramente le prime prove, insomma. Si riparte dal fondo. Sì, ormai abbiamo preso questo. Pensavo che iniziasse da Marco. Esatto. La domanda è se voi cominciamo da Marco. Si è cambiato. Sì, per me molto. No, per me molto, veramente. Adesso sì, penso sia anche fisiologico il fatto di, cioè, centro sperimentale, almeno per come l'ho vissuto io, è stata un'occasione per mettersi in discussione rispetto anche alle cose che avevo fatto
quelle poche cose che avevo fatto precedentemente. E anche per, mi ricordo, per provare anche delle cose, io mi sono detto una volta che mi ho fatto laboratorio con Bellocchio, e già ti rispondo anche alla seconda domanda, quella è stata per me un'esperienza molto importante. E Bellocchio ci diede alla nostra classe, diciamo, da riadattare in cortometraggi i 5 atti di Romeo e Giulietta. Inizialmente mi ricordo che la prima idea che avevo avuto era un'idea molto simile a un po' alle cose che avevo fatto, cioè un corto potenzialmente noioso in bianco e nero, che potesse, diciamo, portare alla luce cose profonde. E poi invece era il secondo anno, invece in quel momento è scattato in me un tarlo, mi sono detto, ma perché non faccio qualcosa che non farò mai più fuori dal centro, quando avrò un produttore, quando avrò, diciamo, delle responsabilità e quindi dovrò poi decidere davvero cosa fare, invece perché non approfitto per questo, grazie a questo corto, grazie a questo laboratorio e anche agli altri, diciamo, all'altro anno e mezzo che potrò stare dentro questa scuola, ne approfitto per provare delle cose che poi nella mia vita non potrò mai più fare, non avrò nella voglia. E quindi feci quel corto lì, l'ho ambientato tipo in un paese di guerra, un po', diciamo, poi era sempre molto lento, però tendenzialmente il tentativo iniziale era quello di provare a fare una cosa completamente diversa. E da quel, io mi ricordo che da quel momento in poi, eccetto il diploma chiaramente, che invece è quello che poi dovrebbe essere, forse, diciamo, un po' assumo tutto quello che ho imparato, tutte le esercitazioni che abbiamo fatto, che sono state altre tre nel mio caso, sono state all'insegna del provocarsi quasi, cioè fare qualcosa che non farò mai. Era sempre questo l'obiettivo che mi sono posto. E grazie a queste piccole esercitazioni in realtà ho capito delle cose e ho capito soprattutto ho capito anche che forse certe cose che portavo avanti non erano poi neanche così tanto, tra virgolette, oneste, così tanto romantiche come me le raccontavo, no? Solamente uno arriva ideologizzato del cinema d'autore di un certo tipo, e invece poi mi sono reso conto che alcune cose erano per inerzia, per pigrizia, perché forse sai fare solo quello e non hai neanche forse il coraggio di provarti su una cosa nuova e scoprire del... E in questo caso il centro sperimentale è stato veramente un'esperienza da quel momento in poi per me importante, diciamo, che ho imparato che forse dovevo ancora cercare e ancora oggi spero di non perdere questa piccola provocazione che mi accompagna. Fulvio. Se ha cambiato i miei gusti la scuola, no, perché è una cosa che tutti ti dicevano, attenzione, non farti cambiare dal centro sperimentale, quindi sono stato tutto il tempo così a cercare di mantenere le stesse idee più possibile. Diciamo, non il cinema italiano, alla fine il cinema... No, non lo so, è un cinema, qualsiasi cinema senza sentimenti, e non mi piace, poi non è una questione di paese. Però la cosa più importante che... Cioè, ci ho riflettuto molto, soprattutto dopo la scuola, di cosa fosse la cosa più importante che avevo scoperto a scuola, e devo dire che dai miei corti amatoriali la cosa che è veramente cambiata è scoprire il suono. Scoprire che si poteva creare un mondo con il suono e soprattutto scoprire, conoscere i miei compagni di corso di suono e scoprire la sala mix, che era proprio qualcosa che io non avevo mai visto, non pensavo neanche esistesse. E quindi il suono combacia con la parte finale del lavoro e combacia anche con la costruzione di qualcosa di completamente inventato, perché è tutto ricostruito. Anche scoprire che esistevano i rumoristi. Quindi che tutti i suoni che si fanno nella vita poi nel cinema vanno per forza ricostruiti, perché il cinema in presa diretta prende i dialoghi e il resto invece va fatto dopo. Quindi l'idea di costruire costruire qualcosa da zero e andare a fare un lavoro quasi invisibile che l'80% degli spettatori medi non si accorge neanche che esiste, eppure colpisce una parte subliminale del cervello, simboleggia un po' anche un tipo di cinema che mi sta iniziando, in cui mi sono appassionato e mi piace tuttora, un cinema costruito totalmente, completamente finto, inesistente, che però arriva come qualcosa di reale, naturale, che non ti accorgi che è finto. E quindi devo dire, più che persone, la scoperta di questo
essere che è il suono, e soprattutto gli studenti che mi hanno molto ispirato, che sono, e anche non solo di suono, insomma, devo dire che gli incontri migliori sono stati con i miei coetanei, e che la cosa che mi sono contento è che questo film che ho appena fatto, tutti i caporeparti sono tutti i miei colleghi dei miei corsi di scuola, e ho imposto questa cosa ai produttori, e dicendo che se anche solo uno non avesse preso parte al film non avrei fatto, e ho capito che così è andata bene con i ricatti. Ma vediamo come è venuto questo tiro, sarà solo chi lo vedrà, magari valeva la pena prendere un po' più esperto, dai. Io sono, quando sono arrivato al centro praticamente non avevo fatto nulla, non avevo fatto molti corti, ne avevo fatto uno per cercare di entrare, però in compenso c'ero molto, molto arrogante, nel senso che forse venendo comunque da studi di filosofia, cioè sentivo di avere uno sguardo sul cinema molto, molto serio, molto rigoroso, un po', cioè, condivido il sentimento di Piero, no? E quindi una delle cose che nel tempo mi andava sorprendendo era quanto dei maestri che incontravo, magari i loro film prima di fare il centro li avrei un po' rigettati, non come film non belli, ma come qualcosa di, diciamo, non al livello, no? Che io consideravo essere il cinema. E poi però, conoscendoli, parlando dei miei progetti, cioè, mi trovavo di fronte a delle persone che avevano non solo uno spessore, ma un'intensità di una passione veramente, veramente importante, no? E questa cosa per me credo che è quello che mi ha fatto capire quanto è difficile fare un buon film, no? Perché era proprio la dimostrazione che persone con così tanta esperienza di vita, e diciamo che con così tanta passione e con così tanto spessore dovessero lavorare così tanto per riuscire a fare i film che facevano, e quindi un po' tutta, appunto, il mio essere supponente è stato spazzato via da questo confronto, e in questo senso sono state molte le persone importanti. Poi nel mio caso sicuramente Daniele Lucchetti, che prima citava Fulvio, è stato determinante, perché arrivò mentre io ero a scuola con quell'entusiasmo che diceva lui, e fece su di noi un lavoro, non credo che mi abbia insegnato niente a livello di regia, credo che mi abbia dato qualcosa di molto più importante, cioè che mi ha fatto capire dove dovevo cercare per trovare qualcosa che mi appartenesse. E questa è una lezione molto più grande di qualcosa di tecnico, no? Di un indirizzo sulla direzione degli attori, e vale lo stesso discorso per Roberto Perpignani, che citavo prima, proprio su cerca di capire chi sei nell'ottica di definire quello che tu vuoi fare nel cinema. Non mi sarei mai aspettato di imparare questo al centro sperimentale, appunto perché arrivavo con quell'arroganza di prima. E quindi sì, in questo senso è stata un'esperienza fondamentale. In questo documentario che ho finito adesso mi sono trovato a confrontare con quel me stesso di prima, perché lo girai appena entrato e l'ho montato 7 anni dopo, dopo aver finito la scuola e tutto, e quindi riconoscevo un po' quello sguardo più altezzoso e rigoroso di quando iniziavo a pensare di voler fare cinema. Però non avrei mai potuto montarlo con lo sguardo di allora, l'ho potuto montare e trovargli una forma soltanto con lo sguardo di adesso. Posso dire una cosa? Perché mentre parlava Enrico mi sono ricordato un aneddoto, no, che secondo me è importante dire, perché fa capire anche quanto il centro sperimentale è importante al di là del rapporto tra gli studenti e i maestri, che mi sembra anche chiaro. Rispetto a quello che ho detto prima, mi sono reso conto adesso mentre parlavi che una cosa importante è stata una volta che tu sei venuto in Moviola a vedere un mio corto, e era uno di questi cortometraggi qui un po' a caso, cioè dove facevo cose così, provavo, e tu mi hai detto una cosa tipo, vabbè sì, questa cosa non c'entra niente, anzi ti ho detto, Enrico, ma che ne pensi, non c'entra nulla con quello che faccio, e tu mi hai detto tipo, probabilmente quello che hai fatto prima
non era così importante per te. Hai detto una frase del genere, non te la ricorderai, e però questa frase che tu mi hai detto è una qualcosa che su cui poi sono tornato molte volte a riflettere, quando mi hai detto quella cosa che facevi prima forse non era così importante per te. Ed è stato su quello che poi ho, non dico rifondato, perché poi non ho rifondato niente, però su quello che mi ha dato una leggerezza per poter fare le altre esercitazioni, gli altri cortometraggi, con quella, sì, anche spensieratezza, sì, di lasciare qualcosa che probabilmente è qualcosa che hai considerato importante per qualche motivo anche, ma probabilmente poi profondamente non lo è. Perché, e quel pomeriggio lì in Moviola è stato importante per me rispetto a questa cosa. Te lo dico, io non me lo ricordo. Sì, sì, è chiaro che non te lo ricorderai, è importante per me. Tu eri forse pure annoiato del corto. Ah, quello è sicuro, guarda. No, forse ho capito che corto era. Io mi ritrovo molto nella sua esperienza, che è molto simile alla mia. Io credo che per pensare di fare questo lavoro, una certa dose di arroganza è inevitabile, cioè la devi avere, altrimenti chi sei, cioè, non penseresti perché il mondo dovrebbero interessare le mie storie o il modo in cui io racconto le storie. Questo, diciamo, da un lato è una tua benzina personale che ti porta a essere ambizioso, però da un lato poi devi farci i conti prima o poi, perché se prende il predominio, Dio solo sa cosa può succedere. Ecco, io appena sono entrato al centro sperimentale ho subito incontrato Segre, che ci ha spezzato le gambe subito, e in quei 3 mesi di massacro stile Full Metal Jacket segregati, sì, esatto, sì, ha subito messo in chiaro dove stavamo entrando. Il resto è sembrata una lunga discesa piacevole, però è stato, devo dire, una volta uscito da quei 3 mesi è stato bellissimo ripensarci, perché ho capito che in maniera molto netta che stavo entrando in un mondo, che il centro sperimentale, che ci avrebbe, che mi avrebbe cambiato. E infatti poi da lì ho cominciato quello che ancora continuo a fare, un processo di mettere da parte magari un po' me, perché io posso avere un sacco di idee, una visione precisa, ma il bello poi del cinema è che è un lavoro che si fa in squadra, e anche se un giorno tu come regista sarai in un certo senso a capo di un processo creativo, sarai la guida, però il confrontarsi sia con magari altri sceneggiatori, per esempio, sulle idee da raccontare, e poi con i produttori, che poi diventa la parte, noi adesso cominciamo a capirlo, più veramente importante del mondo fuori dal centro, perché è lì che poi si capisce se tu vieni schiacciato o se riesci comunque a preservare qualcosa di puro che pensavi di avere e vorresti continuare ad avere quando fai un film. Io, per esempio, nella mia esperienza sono entrato al centro che avevo pieno di idee, volevo fare solo idee mie, e poi in realtà nella mia vita ho fatto 3 film, nessuno partito da una mia idea, anche se in ognuno di questi film io poi sono riuscito a mettere tantissimo di me, e quindi comunque questo approccio, diciamo, propositivo alla elaborazione di un materiale che si condivide con altre persone è sicuramente una cosa che ho imparato al centro. E Luchetti è stato il mio maestro, anche per me il vero grande incontro, potrei ripetere esattamente le parole che ha detto lui. Io credo che Piero abbia usato la parola giusta, spensieratezza, solo che nel mio caso ho sbagliato le tempistiche, perché la spensieratezza ce l'avevo quando sono entrato al centro sperimentale, nel senso proprio, ok, sono entrato e ho pensato, cavolo, ora che faccio? Nel senso che ho visto che il livello dei miei compagni era così alto che ho pensato, cavolo, ma forse devo essere bocciato pure quest'anno e pure l'anno prossimo prima di entrare, perché proprio il mio primo anno ero troppo spensierato, secondo me, cioè proprio, e tra l'altro ero molto intimorito anche veramente dal livello di tutti, non solo i miei compagni di classe ma anche degli altri corsi eccetera, come io veramente ero troppo a digiuno di cinema, nonostante fosse, avessi una passione, mi piaceva il cinema, però ero troppo scarso. E quindi per me il centro sperimentale mi ha proprio cambiato completamente la vita, cioè molto probabilmente io sarei andato in una direzione, avrei fatto una vita, è arrivato il centro e mi ha trasformato in qualcosa che nemmeno io sapevo di poter diventare, e quindi io
veramente devo tutto a qualsiasi cosa che ho fatto al centro, soprattutto le cose che ho sbagliato al centro, perché sono state le cose che ho sbagliato di più che mi hanno rafforzato e mi hanno veramente fatto capire chi ero. Quindi per me è stato più una seduta psicanalitica di 3 anni il centro sperimentale che altro. E in questo percorso ovviamente Segre è stato forse, l'altra volta ne stavamo pensando, stavamo parlando, tra l'altro c'erano leggende, Segre che viveva in una macchina, che non dormiva, c'erano queste cose che ci trasformavano Segre in qualcosa di mitico e noi eravamo ancora più poveri, lui mi chiamava John Turturro, mi ricordo, e mi rimproverava dal minuto in cui mettevo piede a scuola fino a, anche a casa. E poi alcune volte, ne so, venerdì pomeriggio tu eri pronto per fare l'aperitivo con i tuoi amici, ti portava una telecamera, te la dava e ti diceva lunedì dovete tornare con un documentario e tu dicevi ma come, scusami. Quindi quello sicuramente per me, anche Paolo, noi abbiamo avuto un laboratorio con Paolo Sorrentino che è stato veramente molto molto, che forse è stato per me il momento in cui veramente ho capito che potevo sopravvivere dentro il centro sperimentale, potevo fare qualcosa di mio. E poi Roberto Perpignani, per me è stato un grandissimo insegnante, anche se era del corso di montaggio, perché veramente io mi ricordo che ogni volta che veniva all'Avid facevamo veramente delle grandissime lezioni di cinema. E poi per ultimo in realtà devo dire che forse anche grandissimi insegnanti sono stati proprio i miei compagni di corso, tra cui Marco, tra l'altro, che mi raccolse ragazzino appena entrato al centro sperimentale. Marco aveva tantissima esperienza. Ero già vecchio, già allora. Esperienza, ho detto, esperienza. Usava tutte le ottiche a memoria. In realtà veramente lavorare con i miei compagni è stato per me forse veramente la scuola dentro la scuola, tant'è che appunto anch'io il primo film l'ho fatto tutti i miei compagni, tant'è che tutt'oggi chiamo i miei compagni per qualsiasi cosa e devo dire che sono stati i miei insegnanti. E io su Marco devo dire una cosa, perché anche io sono appena entrato al centro sperimentale e appena uscito da Segre, in realtà quest'uomo mi ha visto, o meglio è andato a spulciare i miei cortometraggi precedenti e mi ha scelto e trascinato via con sé per fargli da aiuto regia al suo saggio di diploma, che, dove io ho subito capito tantissime cose che poi nessun altro mi avrebbe insegnato al centro sperimentale, perché lui è stato detto il mio maestro di tecnica e proprio grazie quindi. E, intanto Fabio non era così male come si è descritto. Anzi non mi torna tanto questo ricordo del primo anno. E io, vabbè, andare al centro è stato quindi il passaggio tra filmmaker autarchico e gruppo di lavoro, quindi, come dire, prima di tutto questa cosa qua anche un po' scioccante, perché noi eravamo abituati a fare tutto, ma anche come le nuove leve anche oggi sono un po' così, insomma, no? Sei abituato a fare giri, monti, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio ti devi pure abituarti a delegare, che non è facile. C'è sempre qualcuno che, tipo io per esempio, che facevo pure parecchio il montatore, che prendevo il mouse del montatore e ce lo litigavamo. Poi piano piano uno capisce che fare il montatore non è utilizzare un programma, diciamo, al computer, è un altro mestiere, quindi piano piano abbiamo capito. E sicuramente sono stati tanti gli insegnanti, alcuni sono stati già citati. Soprattutto era interessante che c'erano tutte visioni di cinema diverse, e a volte anche proprio che non erano, cioè, diverse, conflittuali in certi casi, e quindi tu capivi che non è che dovevi dare retta a uno all'altro, ma dovevi poi farti la tua. E quindi sì, quindi abbiamo diversi, ricordo diversi docenti importanti sia in regia. Segre è stato citato, sicuramente è stato Daniele Segre un docente importante, anche perché apriva il corso e in maniera così traumatica e quindi ha segnato tutti noi. Io devo dire che ero rimasto anche un po' deluso dalla sua cattiveria, nel senso che mi veniva descritto talmente come un mostro che poi con noi si è comportato, con noi non si è mai comportato così male. Infatti ci chiedevamo se era un momento particolare della sua vita, se era cambiato.
No, noi ci abbiamo avuto un rapporto, no, vero? Cioè, è stato, era una full immersion incredibile, come dice lui, ti diceva alle 5 del pomeriggio, per domani mattina dovete portare un reportage fotografico, anche con uno scritto che commentasse le foto, per cui facevamo queste cose, tipo stare di notte, con i barboni, queste cose qui, io. Io nei locali notturni. Però insomma sì, comunque è stato un bel periodo, devo dire quello con un gran periodo di lavoro. Poi ricordo anche ovviamente Paolo Sorrentino, quindi già mettere Paolo Sorrentino e Daniele Seghe insieme è già un accostamento insomma particolare, azzardato, no? E però è stato appunto un periodo importante anche quello. Poi ricordo anche maestri in altre discipline, che però appunto tutto confluiva, quindi Roberto Perpignani che ci dava delle lezioni anche dure io ricordo delle Moviola, insomma, di essere stato, insomma, io temevo tantissimo Roberto e avevo ragione, perché poi era quando pensi che Segre è finito, poi arriva Roberto. Esatto. Perché non aveva la fama di Daniele, invece poi e poi anche ovviamente anche gli sceneggiatori, perché noi facciamo lezione con gli sceneggiatori, insieme agli sceneggiatori, con cui infatti io per esempio ho scritto il mio film poi con uno sceneggiatore del mio anno, con cui ho scritto tutti i corti e così, e quindi anche i docenti di sceneggiatura, e quindi ricordo Bruni, Gloria Malatesta, che è qua tra noi, e altri. E penso posso passare la parola. Allora, per concludere, torniamo da dove siamo partiti, cioè i vostri corti di diploma. Chi ha visto i film avrà visto dei film completamente diversi, degli stili completamente diversi l'uno dall'altro, dei film molto personali. Raccontateci da dove nasce il progetto, come l'avete scritto, se ha concluso un percorso e non è rimasto niente di quel film nei vostri film successivi, nei vostri progetti successivi, o se qualcosa è rimasto. Io qualcosa ce l'ho trovato nei vostri film. Cominciamo da Marco Danieli. Allora, devo essere onesto, non lo rivedo più il mio film, perché non l'ho rivisto oggi pomeriggio da molti anni, quindi lo ricordo anche, no, so di che parla. E, devo dire che ho capito dopo che, anche rivedendo, mettendo in relazione il film che ho fatto quest'anno con il mio primo film, con il mio diploma, che ci sono delle assonanze involontarie, e quindi c'è una protagonista femminile, un film di formazione, c'è il tema della diversità, quindi è interessante quando, anche se non è voluto, metti in relazione delle cose che hai fatto e capisci che ci sono dei fili. E sinceramente non mi ricordo com'è nato, quindi non ho più, il mio sceneggiatore è malato, perché ho detto di venire, che è Antonio, e purtroppo si è ammalato, perché altrimenti qua lui c'è la fidanzata, ma non credo che si ricordi. Mi ricorderai che a un certo punto è diventato sardo. Esatto, no, sì, ricordo che per realizzarlo, vabbè, noi giravamo in pellicola, all'epoca i film costava molto, insomma, girare in pellicola, e al terzo anno si cercava una produzione associata e quindi si cercava di girare fuori. E all'inizio riscrivemmo il film per il Trentino Alto Adige, perché c'era un progetto con una scuola del Trentino, e quindi cambiamo tutto, ci fu un'ambientazione, c'era il Mart di Rovereto, ci eravamo studiati, io non ho mai stato in Trentino Alto Adige, però insomma la protagonista è diventata trentina. Abbiamo fatto tutto e poi dopo è venuto fuori che c'era un progetto, era gemellato con un'altra scuola, che è un istituto molto bello, un istituto d'arte, un liceo artistico che di quelle parti, e se non che era venuto fuori che l'anno prima hanno fatto un corto sempre che aveva a tema sordità, perché nel mio film la protagonista era sorda. E quindi dicevano, possiamo fare tutti gli anni un film sui sordi. E quindi l'hanno rifiutato e ci hanno mandato il mio collega Sergio Basso in Trentino. Al che a quel punto, dopo che abbiamo fatto tutto questo lavoro di adattamento, hanno detto no, però c'è la possibilità di girarlo a Cagliari.
E quindi a quel punto niente, abbiamo fatto sopralluoghi a Cagliari e abbiamo riambientato la storia lì, che ovviamente non è una storia in cui si sente tanto, diciamo, il radicamento sul territorio, è una storia che si poteva girare pure a Roma, insomma era nata a Roma, abbiamo spostato a Trentino, poi abbiamo girato in Sardegna. Però è stato un periodo bellissimo perché ho avuto la fortuna di, con questa scusa appunto del cortometraggio, siamo stati un mese, quindi un tempo esagerato, in preparazione, in sei persone dentro un appartamento, eravamo io e il mio aiuto regista e altre persone, quindi siamo stati a Cagliari, è stato quindi un lavoro fantastico e poi niente, rispetto al corto, poi diciamo, rispetto al corto non è il film a cui sono più legato, il cortometraggio a cui sono più legato di quelli che ho fatto. Cioè, so che mi ha servito molto, ma il risultato, proprio sul risultato, non è che sono contentissimo, ma non adesso, ma già poco dopo averlo realizzato, in realtà mi ero un pochino accorto che avevo fatto una cosa un po' fredda. E quindi, diciamo, secondo me ero anche, in qualche modo, avevo subito un'influenza, ma negativamente, anche sorrentiniana, perché avevo fatto mille digressioni su personaggi che non erano i protagonisti, cioè che poi ho tagliato brutalmente al montaggio, ho avuto un sacco di problemi. E sì, perché poi, appunto, il laboratorio con Paolo è stato interessantissimo, poi però a volte, uno può anche essere influenzato, può anche equivocare, poi spesso, no, come dire, quanti danni ha fatto Sorrentino ai giovani registi, no? Come quanti danni prima ha fatti, che so, Tarantino, per esempio, quindi sì, in quel caso, quindi diciamo, l'abbiamo un po', abbiamo faticato un po', insomma. Io invece ricordo perfettamente il corto di Marco, anche perché lo faccio da 3 anni, insegno in un'accademia di belle arti e lo faccio vedere ai miei studenti tra i corti. Come esempio negativo. Non fate, no, è vero, no, perché proprio secondo me con il corto di Marco vedevi già un regista veramente sapeva esattamente quello che voleva. E, invece Giganti nacque proprio da esattamente quello che non volevo, no? Nel senso che io ero in un momento come al solito di crisi, che non volevo fare il saggio di diploma. Mio Strum und Drang di questi 3 anni, e a un certo punto lessi, anche perché avevo iniziato a fare l'assistente, quindi dicevo, voglio fare l'assistente, poi per fortuna parlai con Caterina, che mi rimproverò ancora una volta, grazie Caterina tutte le volte che mi ha rimproverato, che mi ha detto fai sto corto di diploma, e lessi per sbaglio un racconto di Andrea Paolo Massara, che allora era ancora uno studente al DAMS, se non mi sbaglio, che voleva entrare al centro sperimentale, e mi aveva detto, siccome eravamo tutti e due calabresi, come io avevo stalkerato Paolo Tripodi, ora il mio caso di entrare al centro sperimentale, lui ora era entrato in contatto con me, lessi questo racconto e c'aveva un qualcosa, si chiamava Giganti, era la storia di una protagonista, di una ragazza che sembrava, aveva le sembianze fisiche di un ragazzo, poi la storia era completamente diversa. Io dissi, Andrea, scriviamo assieme questo corto, così per lui poteva essere un modo poi per entrare al centro sperimentale, e io lo scrissi invece sempre con Iosella e con Federico Fava, e da allora venne il corto. E per me fu in realtà forse il momento in cui veramente sono diventato adulto, diciamo, anche perché io ero andato via da Reggio Calabria quando avevo 18 anni e non c'ero mai più tornato dal punto di vista, diciamo, artistico, cinematografico, e invece scelsi di tornare per girare Giganti proprio a Reggio Calabria, e una Reggio Calabria che non è che c'aveva proprio le film commission, che quindi proprio ti davano i soldi, quindi insomma era una Reggio Calabria ancora disastrata, non che sia cambiato molto, però insomma. E quindi girai questo corto che per me fu forse il momento in cui ho capito veramente cosa potevo fare da grande, e il corto fu poi la base su cui ho fondato il mio primo lungometraggio, Il Sud è Niente, che diciamo prendeva spunto un po' da quell'idea di personaggio, si trasformava in qualcos'altro, e quindi per me è stato ovviamente appunto le fondamenta per quello che poi è diventato il mio primo film. Anche perché dimostrò di essere eloquente, questo è il declino.
Fu preso a Berlino, vinse Torino e fu preso a Berlino. Fu una sorpresa grossa, anche perché appunto era passato un anno da quando avevamo fatto il corto. E sì, poi andò ad Angers, ti ricordi, parlammo anche del fatto perché in realtà fu ad Angers, che era un festival dove c'era Jean Moreau, che era la direttrice del festival, che lei aveva visto il corto e aveva suggerito di trasformarlo in un lungometraggio. Fu lei che disse: ma perché non lavori su questa direzione, in questa direzione qua? Infatti fu lei che poi facevamo anche un laboratorio ad Angers d'estate e mi invitò per fare la prima stesura partendo dal cortometraggio. E anche su quello ci confrontammo, perché appunto, cioè, che facciamo un film che è troppo simile al corto, però in realtà il passaggio del corto nel film non c'è proprio niente, nel senso, proprio siamo riusciti a fare il film perché abbiamo un po' ucciso il cortometraggio e quello che era la storia del corto. Io ho un ricordo bellissimo di quell'ultimo anno di Centro Sperimentale. Qualcuno diceva prima che in un certo senso non è che al centro ti vengono date delle indicazioni di regia dirette, ma ti viene insegnata un modo di ragionare. C'è da dire che il Centro Sperimentale ti fa fare errori in grandissimo stile, perché io avevo fatto alcuni corti prima, ne ho fatti alcuni parallelamente a quelli che ho fatto al centro e poi ne ho fatti questi tre al centro. I primi due, per un motivo o per l'altro, un po' perché non avevo ascoltato i miei maestri, forse l'avevo ascoltati troppo a seconda dei casi, non mi avevano convinto, quindi avevo come l'impressione che in realtà ero entrato al centro, però poi qualcosa non stava funzionando. L'ultimo anno, diciamo, però, avendo cercato di imparare da questi errori, ho realizzato quello che è stato il mio primo lavoro, di cui io comunque ancora oggi sono felice e soddisfatto, che avevamo 20 anni. È stato un corto ambiziosissimo. Quell'anno Caterina non c'era, ci lasciò e noi pensavamo: oddio, che ne sarà di noi. Venne Giuseppe Cereda, che però in realtà si spese tantissimo per il nostro anno e trovò, non era un anno in cui c'era la possibilità di fare lungometraggi, ma trovò per praticamente tutti gli studenti una coproduzione, chi con Rai, chi con Medusa. Io grazie a questo riuscì a fare un corto con un budget parossistico, per chi era fuori, era un corto a 100.000 euro, era una cosa impressionante, e cercammo di spenderli tutti. A un certo punto io avevo una grande diciamo ambizione, ormai i corti mi stavano stretti, quindi alla fine finimmo per raccontare una storia che durava 6 anni nella vita di una coppia, in mezz'ora, con delle ellissi forti, con un sacco di situazioni, cambiamenti di età, di invecchiamenti, e non contento, a un certo punto, così come lui era stato portato a lavorare in Sardegna, io in realtà, il mio collega di Centro Sperimentale di produzione, Marco Milani, mi disse che aveva un grado di separazione con una straordinaria attrice spagnola che in quell'anno aveva fatto un film con Julio Medem, che io vidi e impazzì. Dissi: ma in che senso c'è un grado di separazione? Cioè, la potremmo raggiungere? Ci fu uno scambio di mail, le facemmo leggere la sinossi, che io feci tradurre a un compagno di stanza filippino, in spagnolo, di mio compagno, e lei disse: sì, mi interessa, però voglio incontrare il regista. Quindi da un lato gli sceneggiatori e io cominciamo a riscrivere per un personaggio che invece di andare in Erasmus in Spagna era venuto dall'Erasmus, dalla Spagna, e per fortuna questo in realtà migliorò anche la storia in sé. E poi però io, ovviamente, di tasca mia, dovetti fare questo azzardo di andare a Madrid dall'oggi al domani, ad agosto, in altissima stagione, ma lo feci e non me ne pentirò mai, e andai a incontrare questa attrice che fondamentalmente voleva capire che saremmo stati in grado di comunicare in inglese, che era importante, e che poi di fondo non le avrei chiesto troppe scene esplicite di sesso, e io la rassicurai e lei accettò. Quindi poi non ci ho creduto finché non l'ho vista arrivare effettivamente al Centro Sperimentale, però questa, insomma, è la storia di come poi è nato questo corto, che era per me l'occasione di dimostrare una cosa, perché io volevo cercare di fare un corto emozionante. Sulle scelte, volevo inserire due grosse scelte nella vita delle persone legate anche a delle emozioni forti. Ora, non sta a me dire se è emozionante o no, però un anno dopo, facendo vedere questo corto a un produttore che cercava un film, sono stato scelto io per dirigere quel film, quindi per me è stato l'inizio di tutto.
Allora, il respiro dell'arco non è stato il mio corto di diploma perché era un'esercitazione di secondo anno, io non ho fatto il corto di diploma ed è proprio un po' l'esempio perfetto rispetto al discorso che facevo prima. Avevo iniziato questo percorso con Luchetti, che era arrivato da poco, e in qualche modo era una fase di grande rielaborazione di quello che poteva interessarmi raccontare, per cui scelsi di unico caso, insomma, negli anni di scuola, di scriverlo da solo, di lavorare un po' più in isolamento perché cercavo qualcosa di mio, e Daniele mi aveva appunto messo molto sotto pressione creativamente in quest'ottica. Quindi io scrissi nell'arco di quel mese di vacanza moltissimi spunti diversi, e questo fu uno degli ultimi che buttai giù, l'idea non sono mai riuscito a capire da dove mi sia arrivata, però che buttai giù molto velocemente in un giorno, e li andai a incontrare Gloria, Daniele, insomma il gruppo di docenti che doveva gestire questo laboratorio di secondo anno, e diciamo Linda Ferri, anzi c'era quell'anno. Piacevano più o meno tutti, piaceva molto questo lavoro in particolare piaceva molto a Daniele, però ci rendevamo conto che poteva essere molto difficile da fare proprio tecnicamente con i mezzi che c'erano a disposizione per quell'esercitazione, non erano molti soldi, e quindi un po' il mio pensiero era stato: beh, forse faccio uno degli altri e questo me lo tengo come corto di diploma, dove avrò più risorse, magari anche un po' di esperienza in più. E invece lì la sua lezione fu: no, devi andare, anche se ti sembra difficile, un po' fuori dalla portata della situazione, sei costretto a girare soltanto dentro la scuola, no? Perché non potevamo, era una delle regole che non potevamo uscire, però devi andare su questo, devi sfidarti, se è questa la cosa, diciamo, che ti sembra più dirompente, prova. Ed ecco, appunto, cioè, quella è stata una grandissima occasione per mettermi alla prova, e tutta quella pressione ha prodotto forse il mio lavoro a cui sono più legato tuttora. Nonostante abbia finito un documentario così personale, c'è un rapporto estremamente viscerale tra me e quel cortometraggio di 10 minuti, e quando io parlo dei miei progetti a venire, li faccio leggere, magari mando, no, dialogando con produttori, soprattutto stranieri, soprattutto nel mondo anglosassone, lo uso un po' come un montante, cioè nel senso che gli mando delle cose da leggere, gli parlo un po' di me e poi gli butto lì, poi vedetevi questo, no? Perché so che è comunque di solito la cosa che colpisce di più, quindi mi è tuttora molto più utile e produttivo, per esempio, rispetto poi al primo film, che è una cosa sempre più difficile da far vedere perché ci vuole tempo, no? Quindi ecco, è stato proprio un momento in cui io ho capito qualcosa di fondamentale per me stesso, e tante volte mi ritrovo, come dire, ad augurarmi di avere un'idea altrettanto forte, che alle volte, insomma, sembra latitare, diciamo. Allora, visto che prima Marco Daniele è stato citato come compagno di classe, io ce l'ho avuto come docente, e devo dire che sono stato contento. Anch'io ci ho avuto come docente Marco Daniele. Diciamo, tipo, essere un punto di fuga in cui guardare. No, sul diploma, devo dire che io ho vissuto tutti i cortometraggi di scuola con grande fatica e frustrazione nella fase di sceneggiatura, soprattutto per farmi approvare l'idea iniziale. In genere l'idea approvata che giravo era sempre la quinta, la sesta, perché, diciamo, i docenti non apprezzavano moltissimo le idee. E quindi c'è stato un momento di grande difficoltà al secondo anno, in cui veramente volevo andarmene da scuola, per quanto ero infastidito dal non riuscire a passare quel muro del ok, ora puoi scrivere questo, neanche girare, perché era proprio l'idea, erano tre righe. E quindi dopo quell'esperienza veramente faticosa del secondo anno, in cui poi sono riuscito in qualche maniera a fare un'idea che tutto sommato mi piaceva, ho capito cosa voleva dire il cavallo di Troia, e quindi l'idea di, cioè,
saper vendere un'idea in un modo e poi girarla totalmente in un altro, e questo mi ha aiutato molto anche nelle cose successive, e quindi fregare completamente l'interlocutore convincendolo che quello che stavo facendo in realtà era tutt'altro, perché comunque se no non me l'avrebbero approvato. Ho avuto difficoltà anche col diploma, perché all'inizio il primo corto avevo pensato era una storia d'amore di una coppietta che va in un mare di feci, questo grande mare fatto solo di feci, e loro però lo vivono come una bellissima vacanza, però quella non era riuscita a passare, perché lì avevo avuto l'ostilità dei compagni di classe, e quindi mi ha fatto capire che forse l'idea non era così buona. Però invece Lievito Madre appunto è proprio un cavallo di Troia, perché anche nella stessa storia questo lievito entra in casa, diciamo, da lievito e ne esce da amante, e la stessa cosa nella storia, nel cercare di convincere alla fine i docenti, che tanto sono qui in parte, era l'idea, no, questo è un film sulla maternità, perché ho visto che un sacco di corti sulla maternità si facevano al centro sperimentale, quindi era una cosa che poteva andare bene come cavallo di Troia. E devo dire adesso, per esempio, mi è servito molto questo, diciamo, tipo di lavoro da studios, dove bisogna parlare tantissimo, riunioni lunghissime, infinite e faticosissime di parole tantissime, cercando di capire quale delle due righe scegliere. Per il film di adesso, abbiamo detto, per esempio, al produttore, vendiamolo come una commedia, poi dopo giriamo come ci pare. E quindi devo dire che il diploma, e poi per esempio è stata la fortuna di stare al Festival di Cannes, e che ha generato anche tante cose a catena, perché ho visto che Piero era andato a Cannes, e per come giravamo noi non facevamo in tempo a partecipare, se non mi sono fatto mettere per primo, perché a quel punto ho detto vabbè, non sapevo l'esistenza di Cine Fondation se non quando Piero ha partecipato, e quindi ho detto vabbè, voglio provarci pure io, perché comunque Cannes era sempre stata una grande passione, mi guardavo lo streaming della serata di chiusura da vari anni prima del centro, quindi poteva essere, è stato un obiettivo per farlo, anche se poi non avessi partecipato, a farlo velocemente e cercare di partecipare con una copia più avanzata possibile. Poi la cosa è andata in porto, perché il corto è piaciuto anche al festival e di seguito tutto il resto, quindi il corto di diploma è stato veramente un grande abbraccio tra il mondo, diciamo, dello studio in una scuola e dall'altra parte il mondo del cinema vero, di cui ancora non faccio pienamente parte, perché come rispetto a voi avete fatto tutti i film, io lo sto finendo, però sto cercando di entrare pure io, e sperare che le cose che faccio adesso possano interessare anche a un pubblico. Ma vuoi rispondere intanto? Ti ha citato come docente prima e poi io non sono docente di sceneggiatura. Ah, ok, va bene, allora. Lui è testimone. Lui solo come testimone mi ha chiamato in causa. Tipo al bar, no? Com'è? No, per me il diploma è stato... no, anche il mio diploma è nato da un attimo di rapporto conflittuale con i docenti, ma non i docenti interni. Mi ricordo che venne... noi facevamo ogni tanto le lezioni con degli ospiti, più che docenti, che venivano a parlarci del loro cinema, e mi ricordo che il Terra è nato perché uno di questi, durante questo incontro, disse a un mio compagno, criticandolo non so per cosa, che dice: esiste una legge del cinema per cui se metti una pistola in scena poi la pistola deve sparare. E lo disse però con questa certezza assoluta, anche perché forse era motivata da ciò che il mio compagno aveva detto. E però poi mi ricordo che al bar andammo a prendere un caffè con Giacomo Bendotti, che è lo sceneggiatore del corto e anche lo sceneggiatore con cui poi ho lavorato successivamente, e Giacomo fece questa battuta, dice: ma perché non facciamo un corto dove mettiamo in scena una pistola che non spara? Ma era rimasta solamente una battuta, tanto così per riderci sopra. Io poi nel frattempo io in quel periodo sono siciliano, tornavo, non prendevo gli aerei in quel periodo, quindi tornavo in Sicilia con il traghetto, e mi ricordo che tornai per Natale in Sicilia, ho fatto un viaggio, uno dei tanti miei viaggi sul traghetto,
e mi convinsi che volevo raccontare una storia, non so che storia, non sapevo assolutamente che storia volessi raccontare, ma la cosa importante era ambientare una storia su un traghetto, perché quel mondo lì di questa città un po' sospesa nel buio che viaggia mi affascinava molto. E quindi poi l'idea del corto è nata proprio da questo. Ho chiamato Giacomo e ho detto: Giacomo, il diploma che voglio fare è un diploma che voglio girare una notte su un traghetto. E lui rilanciò la provocazione, dice: facciamo un qualcosa su una nave di notte, un traghetto con una pistola che non spara. E ho detto: va bene, andata, ci rivediamo dopo Natale, iniziamo a scrivere. E siamo partiti davvero da questo. Poi è chiaro che l'abbiamo scritto tutto in una modalità che io ancora oggi la vivo con nostalgia, perché non avevamo idea di che storia raccontare e quindi abbiamo iniziato a fare molti viaggi di notte sui traghetti coi Moleskine, dormendo. Mi ricordo che il nostro obiettivo era quello di non prendere la cabina e di dormire sul ponte, e quindi vedevamo questa città notturna, un po' i camionisti. Giacomo con il registratore registrava di nascosto queste interviste ai camionisti, inutili poi. Però per esempio la scena dell'alba, quella scena dell'alba io me la ricordo che è nata perché ho dormito una notte sul ponte nave e mi sono svegliato con accanto questa ragazza che dormiva, e è stato un risveglio meraviglioso, perché in quell'istante in cui mi sono svegliato vedevo questa ragazza davanti a me, mi sono immaginato una vita con lei, tutte quelle cose lì un po' romantiche che accadono, un attimo di vita iniziale, no? E mi ricordo che cosa mi colpì, abbiamo iniziato poi a accumulare, ecco, abbiamo fatto un lavoro di scrittura molto diverso, non siamo partiti da una storia, ma siamo partiti da un luogo e poi abbiamo accumulato suggestioni, cose che ci avevano emozionato durante questi moltissimi viaggi, siamo stati proprio dei mesi a fare dei viaggi su sta nave, e alla fine poi abbiamo tutto quanto legato attorno a questa pistola, che la domanda è quando sparerà. Che ci fa questo uomo con questa pistola, era quasi un pretesto. Però rispetto a quello che è il diploma, per me il Terra è un lavoro importante, perché almeno nelle intenzioni, quando lo vidi poi finito, l'ho considerato un momento d'equilibrio rispetto a quello di cui parlavo prima, cioè quello che portavo dentro il centro sperimentale all'inizio di questa esperienza, ripulito e anche poi potenziato da tutto ciò che avevo imparato e soprattutto da tutto ciò che avevo abbandonato durante il centro sperimentale. Terra per me è un momento, un nuovo punto di partenza, e ancora oggi lo considero, cioè il film che ho fatto successivamente lo trovo molto in continuità con quello che è l'esperienza di Terra e molto meno con i corti che avevo fatto invece all'inizio del percorso centro sperimentale. Ma infatti era quello, era mi quello, sa, no? Era quello. Il cortometraggio di cui parlavo, che dico, sì. Venne in montaggio, disse, mi piace, io dico, però non c'entra niente. Lui mi disse, sì, ma forse parlavamo di Terra, ed è vero, sì. No, ma perché la cosa molto bella è che comunque non solo noi vivevamo un po' nel mito di corti che in precedenza avevano avuto molto successo. Io mi ricordo benissimo il corto di Fabio. Di Fabio tutti vivevamo con quel mito, noi di giganti, tutti, no? Con il mito di giganti, nel senso che era, come dire, la cosa migliore che ti potesse accadere era la sua esperienza, no? Quindi intanto c'erano questi 3-4 corti mito degli ultimi anni che alimentavano comunque lo stimolo, no? a volerlo fare, insomma, no? Diciamo. E poi c'era molto confronto. Noi tecnicamente non eravamo compagni, no, di anno, però c'era un confronto più che competizione, che semmai era sportiva, c'era un confronto molto mescolato, perché mi sa che io per Terra avevo fatto qualche provino mentre tu andavi per traghetti, cioè ti avevo provinato qualche attore, no? Perché tu eri l'aiuto, che poi mi hai abbandonato. Ti ho mollato, esatto. Ed era stato così pure per il corto di un altro allievo, Pasquale Marino, che andò a Cannes, no? L'estate che non viene. Quindi, diciamo, era veramente un, cioè non è retorica, era proprio un imparare lavorando sui corti degli altri, confrontandosi, cioè era uno dei momenti più importanti, credo, nel processo, insomma. La conversazione è molto piacevole, però purtroppo il tempo stringe e abbiamo altre due cose da fare insieme. Quindi ringrazio Piero Messina, Fulvio Risoleo, Enrico Maria Artale, Ivan Silvestrini, Fabio Mollo e Marco Danieli per averci raccontato, grazie, la loro esperienza. Grazie.